La bocciata, l'essenza del gioco delle bocce. Lo spettacolare gesto che da sempre gratifica l'atleta ed il pubblico. Che sia in una partita tradizionale o nella prova di precisione, la bocciata al volo è l'attimo di maggiore concentrazione, tensione, pathos e spettacolarità che rappresenta il mondo delle bocce. La corsa armoniosa, il braccio che si eleva per dare il maggiore slancio e poi l'attimo in cui la sfera lascia la mano, quasi accarezzata dalle dita. Il nobile gesto che in pochi secondi regala emozioni e spettacolarità. I grandi campioni li ricordiamo proprio per la bocciata. L'attimo fuggente di speranza nel colpire e la paura di sbagliare. Emozioni uniche che le bocce sanno regalare. Il fatto di riuscire col proprio corpo, dopo una rincorsa coordinata, a lanciare un oggetto e vederlo cadere nel punto esatto dove si vuole che cada, a me personalmente dà una scarica adrenalinica incredibile. È come colpire un bersaglio sia con la fionda che con l'arco che con il fucile. Io lo paragono al calciatore che batte una punizione e manda il pallone dove vuole, o al cestista che da qualsiasi parte del campo lancia la palla e fa canestro. Giocare a bocce ti crea la stessa adrenalina quando tu riesci a lanciare la boccia e farla cadere nel punto esatto in cui vuoi che cada. Io sono convinto, qui forse esagererò un po', che questo soddisfi uno degli istinti più atavici dell'uomo, che è quello del cacciatore. Il cacciatore che deve procurarsi la preda battendola e colpendola nel punto giusto. E questa, secondo me, ti dà questa scarica adrenalina. Quindi la soddisfazione che si prova è tantissima. E questo è per me uno dei motivi principali per cui gioco a bocce. Poi ci aggiungiamo un motivo sociale, di aggregazione, che è uno sport inclusivo per tutti e che quindi si possono fare tantissime nuove conoscenze, tantissime nuove amicizie e ci si può arricchire tantissimo dal punto di vista umano.